49 minuti di tempo per raddrizzare il risultato. Sta di fatto che alla prima conclusione il Montecchio Precalcino è andato a rete. Veniamo quindi al commento della gara. Adesso è Calvo con del Montecchio che muove palla. Hanno già affondato il primo colpo, quindi stanno facendo girare palla ancora Zanini, passaggio di Dalla Valle pregevole, ha messo il capitano davanti a Giuseppe Tagliapietra che è riuscito a chiudere. Ancora il Montecchio Precalcino, Calvo passa a Dalla Valle, non riesce a prendere al volo la pallina. Quindi ancora però possesso dei biancoverdi del Montecchio Precalcino, che sono scesi in campo alla destra dei vostri teleschermi, mentre i rossoneri del Breganze alla sinistra chiaramente si stanno difendendo, perché il Montecchio Precalcino è partito con tutte le carte posizionate molto bene e diciamo non ha innestato la prima, ma è partito direttamente in seconda. Abbiamo già detto che il signor Chiminazzo Damiano è il direttore di gara di questo incontro, ha già combinato il primo fallo di squadra alla squadra del Montecchio, che sta tenendo la pallina. Partita tranquilla, molto, come dicevamo, si tratta solo di affinare alcune cose che magari nel corso di questo inizio di stagione sportiva, questa kermesse della Coppa Italia, non sono andate bene, quindi è un'utile sfida per mettere a punto le cose. Tiro adesso di Agostini, deviazione, palla in attacco al Breganze. È Battaglin che si incarica di muovere palla, no? Agostini, vediamo. Agostini tocca per Battaglin, il 28 del Breganze, poi Tommaso Volpe tocca su Giovanni Tagliapietra. Ben posizionata la difesa del Montecchio Precalcino, come abbiamo detto è partita veramente in quinta, altro che in seconda, è partita in quinta. Adesso tiro di Giovanni Tagliapietra, para Zanfi, piazzato molto bene, ribatte e palla ancora in attacco del Montecchio. Attenzione, fallo di squadra, secondo del Montecchio Precalcino. Ferma però il signor Chiminazzo, il punto non era proprio regolamentare, quindi muove adesso, riprende il gioco, come dicevamo, prima rete del Montecchio al 7 secondi di gioco, ha segnato Dalla Valle. Adesso viene in avanti con Pietro Agostini, tenta di alzare pallina e schiacciarla, ma non ci riesce, la difesa del Montecchio chiude molto bene. Cade Battaglin sull'incursione da Tergo di Calvo, il numero 22, della squadra del signor Ginestar. Terzo fallo di squadra intanto per la squadra ospite. Battaglin va al tiro, bloccato dalla difesa, riparte Davide Zanini. Il Breganze non trova il varco, deve ripiegare all'indietro per formulare un'azione d'attacco studiata per superare la difesa del Montecchio. Adesso tiro un po' azzardato, aveva due uomini davanti Agostini, quindi ribattuto dai giocatori biancoverdi, ma insiste il Breganze nell'azione. È Volpe che scende sulla destra,
si gira, alza la pallina, nulla di fatto, il tiro non inquadra bene lo specchio della porta. Insiste però il Breganze con Agostini che tocca all'indietro, perde palla, e allora Zanini chiuso da Giovanni Tagliapietra, adesso è un 3 contro 2, Volpe non si avvede, stava arrivando Giovanni Tagliapietra che poteva dare manforte nell'attacco, quindi palla ancora possesso del Breganze. Tocca però all'indietro per Volpe, Battaglin, Giovanni Tagliapietra, un tiro, un siluro veramente ad altezza porta che non inquadra lo specchio della gabbia, difesa da Zanfi, tiro anche in recupero palla di Agostini che non arriva al portiere, ma ancora poteva giocare il Breganze, recupera Calvo e imposta l'azione per il Montecchio Precalcino. Chiude Agostini in un corpo a corpo, adesso il Calvo viene richiamato dal signor Chiminazzo, gli commina il giallo, quindi è un richiamo verbale, diciamo, il famoso warning viene adesso evidenziato dal cartellino giallo, il prossimo passerà al blu direttamente, quindi deve stare attento il giocatore, mancano tanto tempo, siamo solo al sesto minuto di gara, risultato 1-0 per la squadra ospite del Montecchio Precalcino. Non si scompongono i giocatori per il risultato, adesso è Davide Zanini che passa a dalla valle, non si intende con Andrea che però gira ancora attorno alla porta di Giuseppe Tagliapietra, recupera il Breganze, viene avanti con Battaglin, appoggia su Giovanni Tagliapietra che non riesce ad andare a tiro, riparte l'87, effettua un tiro molto diretto, para però, chiude molto bene la porta Zanfi e può ribattere il tiro non irresistibile di Tommaso Volpe. Ancora tiro con deviazione, pallina fuori, sembra che questi minuti siano trascorsi senza proprio un affanno da parte del Breganze per recuperare il risultato. Vediamo adesso un cambio, è entrato per il Breganze il numero 88 Cristian Costenaro e con il numero 9 per il Montecchio Precalcino abbiamo Nicola Pozzo. Quindi i due mister fanno girare le panchine, la partita è molto lunga, risultato appena di 1-0 per il Montecchio Precalcino. In attacco ancora il Montecchio, altro cambio diciamo in casa Tagliapietra. È uscito Giovanni ed è entrato con il numero 13 Antonio Tagliapietra con il numero 13. Adesso è Pozzo che muove palla per affidarla a Zanini. E il Montecchio adesso in fase di attacco, viene in avanti, si stende Giuseppe Tagliapietra, blocca il passaggio, tiro passaggio diciamo, effettuato dal capitano del Montecchio Precalcino che insiste, tocca Calvo per dalla valle, torna la pallina a Pozzo che la controlla non senza qualche difficoltà. Adesso primo fallo di squadra del Breganze, chiude Battaglin l'incursione di Davide Zanini che si era ben liberato
per scendere sulla fascia destra della pista. Tiro di Zanini, para, taglia pietra, ma la pallina è andata alta, ha detto il signor Chiminazzo, quindi tutto da rifare, partenza non corretta e con la pallina in movimento. Ecco, adesso è tutto corretto per il signor Chiminazzo. Battaglin, Battaglin a tu per tu con Zanfi, va il tiro. Intanto era caduto dalla valle, che però si rialza. Vediamo se ci sarà il cambio, se chiederà il cambio. Quindi partenza del Montecchio Precalcino, è Calvo che si incarica di portare la pallina a centropista. Pozzo, Pozzo che si libera, scarica su Calvo che va al tiro, raso terra, pericoloso, para comunque egregiamente Giuseppe Tagliapietra e rilancia l'azione, la recupera però il Montecchio Precalcino e con Andrea Dalla Valle va a finire dietro la porta, ma chiudono Battaglini e Costenaro l'incursione dell'attaccante bianco-verde. Adesso Battaglini viene chiuso molto bene dalla valle, palla però ancora del Breganze. Costenaro che riesce a mantenere il possesso, lo dà Battaglin, tiro di Battaglin, rimane sulla rete dietro la porta di Zanfi, quindi nulla di fatto. Ancora Calvo messo davanti a Giuseppe Tagliapietra che gli chiude con una smanacciata di stecca, gli chiude lo spazio. Ribaltamento di fronte, ma chiude però il Breganze con Battaglin che rilancia l'azione, viene al centro, tiro di Battaglin, questa volta bisogna dire che ha mirato proprio, è arrivato a liberarsi dalla zona delle balaustre, si è accentrato, vedete, alza la testa per guardare bene dove è piazzato il portiere e dirige una staffilata sul 7 alla sinistra della porta di Zanfi. Nulla da fare per il portiere, tiro troppo violento, quindi pareggio del Breganze, rete di Battaglin. Quando siamo al decimo del primo tempo, contrattacco del Breganze, si blocca Battaglin ma recupera palla Cristian Costenaro, è entrata un po' in clima partita il Breganze, ce ne ha messo di tempo quasi oltre i 10 minuti, ma adesso sta dando difficoltà alla difesa del Hockey Club Montecchio Precalcino, che schiera con il numero 6 Thomas Crovadore, fermato dal Breganze, ripartenza Antonio Tagliapietra, viene fermato irregolarmente da Calvo, se non vado errato, il numero 22, altro giallo, no, gli dà il blu, era caduto il cartellino giallo, quindi blu per il numero 22 del Montecchio Precalcino, tiro diretto che si incarica Cristian Costenaro per il Breganze. Vediamo come effettuerà la punizione. Tiro, muove palla, va il tiro, para Zanfi, ritocca Costenaro, chiude la difesa del Montecchio, anche se sono in tre, attenzione, ribattuta sul palo di Antonio Tagliapietra, chiude Zanfi,
quindi 14-07, andremo al 12-07 come superiorità numerica per il Breganze, 2 minuti, vediamo come riuscirà a trasformare questa occasione il Breganze. Intanto doppio palleggio, Costenaro va al tiro, para Zanfi, butta fuori la pallina, la scaglia oltre la rete di fine pista. Ancora oltre un minuto di vantaggio, di superiorità per il Breganze, che fruisce anche del possesso palla. E Costenaro un po' ferma i giocatori rossoneri. Chiude Crovadore, passa a Volpe, non trova il varco giusto, fa girare pallina con Battaglini, si muovono molto di più adesso i giocatori del Breganze. Volpe che va a tiro, para Zanfi, contrattacco del Montecchio Precalcino, affidato a Crovadore, tira un si ferma sui pattini ed è passaggio di Battaglin sul ribaltamento di fronte, passaggio di Battaglin per Antonio Tagliapietra. Ha voluto un pochino strafare, diciamo, il Montecchio Precacino, poteva benissimo buttare in avanti la pallina, invece è andato, ha cercato di andare a conclusione la pallina di Crovadore, bloccata dal giocatore Battaglin del Breganze, fornita a Antonio Tagliapietra, che non si è fatto pregare, ed ha infilato Zanfi, che non poteva assolutamente parare, portando in vantaggio il Hockey Breganze, e passa in vantaggio grazie alla rete di Antonio Tagliapietra, per 2-1 conduce la partita quando siamo all'inizio del secondo quarto di gara. Quindi 12 minuti al termine dell'incontro, bomba adesso di Volpe, para Zanfi, recupera palla il numero 23 Riccardo Tognazzo, che è entrato in sostituzione. Ancora fallo però di Nicola Pozzo, un fallo che non è riuscito a controllare la pallina, stava andando l'attaccante del Breganze in avanti, gli chiude lo spazio. Cambio adesso e esce Volpe ed entra il capitano del Breganze, Stefano Dal Santo, numero 53, rosso-nero, che mette i pattini in pista proprio in questo momento. Costenaro per Battaglin, non riesce ad andare a conclusione, ancora Costenaro che cerca di liberarsi, si libera di Tognazzo, un raso terra micidiale che esce di un non nulla sul palo destro della porta di Zanfi. Riparte il Montecchio, Tognazzo per Zanini, Zanini Pozzo attaccato da Antonio Tagliapietra, mantiene la palla, tenta e riesce ad andare al tiro, para su raso terra e Giuseppe Tagliapietra, intanto Dal Santo riesce a recuperare palla, comunque gli chiude lo spazio Davide Zanini, alza la pallina, aveva Crovadore sulla destra, non se ne ha visto evidentemente, se no non avrebbe tentato di alzare e tirare e scaricare a terra non colpendo la sfera. Adesso è Crovadore che tenta la stessa operazione, tiro bloccato dalla difesa del Breganze. Tognazzo allora che insiste, comunque il Montecchio non si dà assolutamente per vinto, ci mancherebbe altro. 5 secondi di antigioco, quindi palla al Breganze, non possiamo neanche dire la squadra di casa perché gioca in trasferta anche il Breganze, causa lavori sul palazzetto come abbiamo già detto all'inizio, però sono i rossoneri che vengono definiti la squadra di casa in questo frangente, anche se è un inedito. E intanto anche Posito ha messo i pattini in pista, Posito non riesce a servire Dal Santo che aveva fatto un taglio micidiale,
per arrivare a portarsi davanti a Zanfi. Zanini cerca di liberarsi, Toniazzo si libera di Posito, ma c'è Dal Santo che chiude e riporta in avanti la pallina. Posito proprio scarica su Antonio Tagliapietra, ancora Posito, tiene pallina, va dietro porta, c'è Antonio Tagliapietra che dà a Costenaro, alla fine è Dal Santo che tira da oltre la linea di centropista. Intanto qui sugli spalti si sono ben riempiti di pubblico sia del Breganze che del Montecchio Precalcino, scesi qui a Tiene per assistere all'incontro, sostenere i propri beniamini. Questo è un bel vedere anche su una partita che, come abbiamo già detto, non darà niente di più di quello che hanno già fatto in classifica. Ancora Dal Santo che insiste, Dal Santo frena, tocca per Posito, nulla da fare, allora è Pozzo che viene in avanti, non riesce a tirare, gli tocca quel tanto che basta per scomporlo un attimino Dal Santo, quindi non riesce a tirare il numero 9 del Montecchio Precalcino. Palla a 2, la vince il Breganze. Allora Antonio Tagliapietra viene in avanti, non supera Toniazzo che anzi rilancia l'azione per Pozzo, ma non riesce a superare Costenaro. L'arbitro non fischia, quindi azione regolare. Ancora Posito, doppio tiro, parata di Zanfi sulla doppia conclusione di Posito, imbeccato perfettamente da Cristian Costenaro. Ancora al volo Posito per Dal Santo, che sono venuti avanti in coppia, aspettava proprio il passaggio. Vedete, Posito si sgancia, si smarca, e si smarca anche Dal Santo, quasi ad un metro di gioco. Chiaro che se ne intendono a meraviglia i due giocatori, un'intesa formidabile. Come ha mosso il numero 14 del Breganze, ha mosso pallina, Dal Santo aveva già capito che gli sarebbe arrivata lì, si è preparato, tiro al volo, rete 3-1 per il Breganze. Ancora insiste, è il 53 del Breganze, Dal Santo messo giù, ancora ha scaricato Costenaro da metà campo, ha scaricato una virgola, come si dice qui nel nostro dialetto. Zanfi è riuscito a chiudere, ancora insistente l'azione del Montecchio Precalcino, mentre vediamo dalla panchina il signor Martin Ginestar che richiama i propri giocatori, richiama ad una migliore attenzione, una maggiore attenzione per anche gol fatto da Dal Santo. Effettivamente era molto libero il giocatore, non chiuso da nessuno. Adesso bomba di Dalla Valle, secondo tiro che para Tagliapietra, palla Dal Santo, scarica su Costenaro, va al tiro da rete del Breganze, segna Costenaro e porta a 4 quando mancano poco più di 6 minuti di gioco. Porta a 4 le reti del Breganze con il numero 88 rosso-nero. 4-1, 6 minuti e 28 secondi al termine del primo tempo. Time out chiamato da mister Martin Ginestar.
Allora, qualche cambio. Vediamo, rientrato Agostini, Giovanni Tagliapietra per il Breganze, mentre abbiamo un Dalla Valle Michele col 44, Dalla Valle Andrea col 73, ancora Toniazzo e Pozzo per il Montecchio. Logicamente i due portieri non hanno effettuato cambi, quindi Zanfi per il Montecchio Precacino e Giuseppe Tagliapietra per il Breganze. Deve darsi una reazione il Montecchio Precalcino, perché, come abbiamo detto, il Breganze era partito, diciamo, in sordina, aveva anche accusato la prima rete nel giro di i primi secondi di gioco, però dopo il decimo minuto ha preso in mano la situazione e attualmente siamo 4-1. Adesso il signor Damiano Chiminazzo richiama anche il mister del Montecchio. Cartellino giallo per Ginestar. Agostini muove per Dal Santo. Dal Santo viene avanti, commette però un fallo. Riparte il Montecchio e Dalla Valle, tocca per Michele Dalla Valle. Toniazzo che va su Dal Santo. Dal Santo riesce a mantenere il palla, lotta però con Dalla Valle e scombinano anche la rete. Filata un po' dai fermi, evidentemente. Palla 2. Esposito recupera palla per il Breganze, scarica su Agostini su Giovanni Tagliapietra, non riesce a tirare perché è rientrato Andrea Dalla Valle. È calmo anche adesso per il Montecchio. Nowell riceve la pallina, fa fatica a controllarla, c'è un certo Pietro Agostini che gli chiude ogni spazio, ogni possibilità di avanzamento, deve ripiegare. E infatti Davide Zanini tocca per Calvo, niente da fare, recupera Apposito, viene in avanti da Dal Santo, messo in buona posizione da a Pietro Agostini che non riesce a tirare, chiude benissimo il capitano del Montecchio Precalcino. Riparte il Breganze. Movimento in questa parte del primo tempo, movimento veramente massimo da parte dei giocatori rossoneri, riescono a movimentare pallina, muoversi, triangolazioni che mettono un po' in difficoltà il Montecchio Precacino. Ripartenza di Pietro Agostini che tocca per Apposito all'ultimo momento, un po' troppo avanti. Ancora il Montecchio con Calvo che cadendo riesce a tirare, si fa un po' male, ferma l'azione il signor Chiminazzo. Palla al Breganze, è Giovanni Tagliapietra che muove per Dal Santo, Dal Santo scarica su Agostini, Facundo ancora per Agostini, non riesce il tiro immediato
ottimo il passaggio teso, proprio gli era arrivato, proprio non ha trovato il giusto tocco evidentemente. E allora palla al Montecchio per calcino. Toniazzo non ce la fa a liberarsi di Agostini. Allora Davide Zanini che va al tiro con una mano, tiro accompagnato, non inquadra la porta di Giuseppe Tagliapietra. Dalla Valle Zanini insiste i biancoverdi. Ancora recupera palla Zanini e dà a Toniazzo, chiuso però irregolarmente da Giovanni Tagliapietra. Intanto c'è un cambio, esce Toniazzo ed entra con il numero 19 Giuseppe Pesavento. Ripartenza del Montecchio dalla Valle, tiro, rimbalza davanti a Giuseppe Tagliapietra che comunque piazzato respinge al mittente la pallina. Invece chiuso da due persone, da due giocatori commettono fallo ancora. Siamo a 7-3 conteggio dei falli, 7 per il Montecchio, 3 per il Breganze. Deve fare attenzione il Montecchio Precalcino. Si sta alzando il numero dei falli. Allora Dal Santo per Posito. Agostini gli ritorna pallina, chiude però Calvo con buona giusto tempismo, tocco per Giovanni Tagliapietra di Agostini, capisce Zanfi e chiude la parte sinistra della porta, consentendo al Montecchio di effettuare l'attacco. Purtroppo rischioso l'azione di Dalla Valle, recupera infatti Posito, muove per Agostini in sacca a tu per tu con Zanfi, in sacca, pregevole il contropiede, vedete, scende proprio al centro, tocca sulla sinistra per Agostini che finta il tiro sulla sinistra e poi in sacca l'incolpevole Zanfi sulla destra. Mancano 2 minuti e 17 secondi al termine del primo tempo. Rete di Pietro Agostini, numero 5 del Hockey Breganze, quindi porta a 5 le reti della sua squadra. 5-1 in questo primo tempo. Tiro adesso al volo di Calvo. Questa volta altro giallo, quindi altro richiamo verbale al capitano Dal Santo, che aveva decretato il rigore per palla la stecca alta. Effettivamente sembrava che fosse stata colpita dal portiere, non riusciamo a rivedere l'azione perché non è andata a gol, diciamo, quindi però il signor Chiminazzo a pochi metri ha visto tutto lucidamente e ha dato rigore al Montecchio Precalcino. Si incarica del tiro il 73 Andrea Dalla Valle contro Giuseppe Tagliapietra. Rigore per il Montecchio Precalcino e giallo al numero 53 Stefano Dal Santo. Tiro di Dalla Valle completamente fuori, ma non di poco il tiro del numero 73 del Montecchio, chiaramente voleva infilare sul palo, ma non ben indirizzato, è andato fuori, anche la ribattuta non è riuscito a tirare in tempo utile, quindi nulla di fatto.
nulla di fatto, non cambia il risultato a poco più di un minuto al termine del primo tempo. Ora Agostini, questa volta chiuso in maniera irregolare da dalla Valle. Andrea, già mosso pallina per il Breganze, è il capitano che muove palla, però recupera ma il Montecchio, ma c'è un certo Posito Facundo che va al tiro, chiude Zanfi, ripartenza del Montecchio Precalcino, molto difficile, infatti recupera palla il 14 che la alza per tentare un pallonetto sopra Zanfi e Marco gli chiude lo specchio. Adesso passaggio di Pesavento per Dalla Valle, troppo all'indietro, quindi contrattacco del Breganze, ancora Facundo al tiro, palla alta e siamo all'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo con Calvo che viene in avanti, si accentra, chiude il portiere del Breganze, tenta di servire Facundo, non ce la fa, allora Pesavento, tiro, parata di Tagliapietra, ancora insiste il Montecchio Precalcino, ha al momento altra conclusione di Calvo, chiusa però dai difensori, non è arrivata neanche al portiere. Aspetta adesso passaggio di Posito per Pietro Agostini che va al tiro, chiude Zanfi, ancora Agostini in avanti, chiude Zanfi e siamo agli ultimi 10 secondi, Calvo che va a conclusione, tiro alto, tiro battuto alto e quindi palla alla difesa, palla alla difesa del Breganze, 4 secondi poco più al termine di questo primo tempo. Fischio del signor Chiminazzo, nessuno va a contendere la pallina, quindi aspettano tutti la fine del primo tempo e anche noi aspettiamo, l'abbiamo aspettata ed è arrivata fine del primo tempo, i giocatori stanno andando negli spogliatoi, noi vi diamo appuntamento fra 10 minuti circa, a risentirci. Attenzione, il tiro al gol! Il gol di Chimenez, il gol di Chimenez! Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze!
Eccoci ritrovati qui al Pallaceccato di Thiene. I giocatori stanno entrando in pista. Vediamo già il quintetto di partenza dell'Hockey Braganze alla destra dei vostri teleschermi. Gentili ascoltatrici ed ascoltatori, primo tempo chiuso in vantaggio del Braganze per 5-1 con le reti di Battaglin, Tagliapietra, Dal Santo, Costenaro e Agostini. È unica rete per il Montecchio Precalcino di Dalla Valle al 7 secondi dall'inizio della gara. Vediamo che il Montecchio ritarda un attimo l'entrata in pista, però vediamo già il quintetto di partenza del Hockey Braganze con il porta il 25 Giuseppe Tagliapietra, poi abbiamo l'87 Tommaso Volpe, l'88 Cristian Costenaro, il 14 Facundo Posito e con il 13, se non vado errato, c'è Antonio Tagliapietra. Questo è il quintetto base che partirà per il secondo tempo. Adesso sono entrati in pista anche i giocatori del Montecchio Precalcino. Vediamo se c'è un avvicendamento in porta. Mi sembra di sì. Sì, con il numero 10 abbiamo Riccardo Pozzato, che è andato a rilevare Marco Zanfi, quindi ha affidato al numero 10 Marco Pozzato il secondo tempo. Poi abbiamo il numero 8 Davide Zanini, con il 73 abbiamo Andrea Dalla Valle, col numero 22 Nahuel Calvo e con il numero 19 Giuseppe Pesavento. Questo il quintetto del Montecchio Precalcino. Come abbiamo detto, è sotto di 1-5, quindi dovrà sicuramente mettere in pista una maggiore determinazione che abbiamo visto nei primi minuti del primo tempo, però poi è uscito la preponderante il gioco del Hockey Braganze, quindi non ha lasciato spazio ai giocatori del Montecchio, anche se hanno fruito di un tiro di rigore non sfruttato da Andrea Dalla Valle. Ma siamo nel secondo tempo, sono già iniziate le scaramucce, è il Braganze che recupera palla con Posito che va al tiro in girata e recupera subito Cristian Costenaro, ancora il Braganze, tocco per Antonio Tagliapietra, ancora Posito, Cristian Costenaro che dà a Volpe, Tommaso, ritorna la pallina a Cristian, va in avanti, chiude Pesavento, ancora insistente l'attacco del Braganze. Per tiro di Cristian Costenaro, deve metterci il guantone per il primo intervento Pozzato e ribatte la conclusione di Costenaro. Adesso è Giuseppe Tagliapietra che chiude sull'attacco del Montecchio Precalcino, recupera però Calvo e imposta l'azione, vediamo su chi dovrà scaricare oppure si andrà al tiro, si affida al capitano Zanini, scende sulla destra, si libera di Posito, va dietro porta ma non trova il giusto appoggio. Ancora in possesso il Montecchio Precalcino, Costenaro però che ruba palla, adesso un 2 contro 1, Volpe per Posito, tiro fuori, ancora Posito, chiude Pozzato, chiude proprio all'ultimo momento, la pallina stava quasi entrando, è riuscito a mettere il guantone, ancora insistente l'attacco del
percussione del Hockey Breganze, chiude però Zanini e riporta in avanti la propria formazione affidando a Pesavento. Tiro in mezza girata, Giuseppe Tagliapietra se ne avvede all'ultimo momento, deve fare un tuffo sulla destra per chiudere e ribattere la pallina. Altro tiro di Posito che va a colpire il capitano del Montecchio Precalcino, il numero 8 Davide Zanini, che accusa il colpo. Si riprende però quasi subito, palla in difesa al Montecchio Precalcino, la muove Pozzato, il portiere Riccardo Pozzato, muove per Calvo, attenzione fallo di squadra del Montecchio commesso da Andrea Dalla Valle. Vedo un quadrato rosso che si è acceso sul conteggio dei falli, evidentemente siamo a 9 per il Montecchio Precalcino quando sono trascorsi appena 3 minuti del secondo tempo. Recupera palla Zanini, è in avanti, un 3 contro 2 che può sfruttare l'occasione, tiro di Dalla Valle, para Giuseppe Tagliapietra. Allora è Antonio Tagliapietra che da solo viene in avanti, ma chiude benissimo la difesa del Montecchio con Calvo che trattiene anche la pallina anche se attaccato da due giocatori del Breganze. Muove palla il Breganze, la fida a Costenaro. Costenaro sbaglia l'appoggio troppo largo per Antonio Tagliapietra. Allora occasione per il Montecchio che viene subito chiusa, repressa da Facundo Posito. Palla che rimbalza davanti alla porta di Pozzato, ma viene... fa ripetere il signor Chiminazzo, direttore di gara dell'incontro, assieme a signor Giacomo Vischio al tavolo. Ora Zanini, Zanini che scende sulla destra, passaggio chiuso da Volpe. Recupera palla Zanini, c'è Dalla Valle, tocca sotto gamba per Pesavento, però Tagliapietra è più lesto e ribatte via la pallina. Sull'angolo però combattono i tre. Palla a due, dice Chiminazzo. Recupera il Breganze, ma Dalla Valle non si dà per vinto, prende la pallina e imposta all'indietro per Zanini. Ancora in attacco il Montecchio che tocca per Calvo che lancia troppo indietro la pallina. E quindi la recupera il Breganze con Costenaro. Costenaro, Volpe, Posito. Ancora Volpe. Chiaramente non affonda il Breganze, non ne ha nessuna intenzione. Il risultato parla già da solo, quindi si... riserverà di difendere ed eventualmente ribattere in contrattacco le occasioni che gli si pareranno innanzi. Ancora Volpe al passaggio verso Costenaro che va ancora al tiro, para Pozzato, ma commette fallo Costenaro su Pesavento.
palla del Mottecchio in attacco. Punizione per il Mottecchio, tocca Pesavento per Calvo che tira ma chiude, va addosso la pallina a Costenaro che ribatte con i parastinchi e pattini. Allora ancora all'indietro per Zanini che viene avanti sulla destra, scarica al centro, tocco pregevole di Calvo, raso terra chiuso da Tagliapietra, adesso passaggio di Posito per Volpe che tira il volo, pallina va troppo alta, non riesce a tenerla bassa, quindi ma c'è stata una deviazione. Insiste però il Breganzi, adesso ha l'occasione per portare il gioco in avanti, tenerlo in avanti. Vediamo Costenaro, non riesce a servire Posito, Calvo e Costenaro, palla Posito, Posito da solo davanti a Pozzato, doppia conclusione, la prima alzata, la seconda tiro di ribattuta, non riesce ad avere la meglio del portiere Pozzato, quindi occasione fallita dal Breganze per aumentare ancora il risultato della gara. Si ferma adesso, ragiona, vuole sfruttare le palline in maniera più tranquilla il Breganze, Posito, Posito non riesce a girarsi per tirare, dall'indietro per Volpe, ancora Facundo sulla fascia destra del campo, alza per Antonio Tagliapietra, pallina troppo alta, muove ancora palla Pozzato, si muove il portiere nel ripartenze da fondo area. Toniazzo, nuovo appena entrato in campo, muove per Calvo, ancora Toniazzo che tocca all'indietro per Nauel che dà a Dalla Valle che alza la pallina, si porta all'interno dell'area, non riesce, l'ultimo colpo in direzione della porta di Tagliapietra. Insiste però il Mottecchio precalcino con un'azione congegnata da Calvo che dà a Toniazzo, Toniazzo non se la sente di affrontare i giocatori del Breganze, scade adesso il tempo, palla a in difesa al rossoneri del Breganze. Si incarica Volpe di muovere la pallina, Posito viene su, viene avanti da Battaglini che è rientrato, dato il cambio Antonio Tagliapietra, anzi è rientrato anche Giovanni Tagliapietra, azione combinata con Tommaso Volpe, l'87 che gli aveva ritornato pallina Facundo e proprio all'incrocio inizio dell'area fa partire un tiro sul 7 che Pozzato non riesce a fermare, rete di Tommaso Volpe, siamo a 6 le reti del Breganze, 6-1 sul Mottecchio precalcino quando sono trascorsi appena 8 minuti della ripresa. Altra bomba indirizzata verso Pozzato da Giovanni Tagliapietra, chiude però il portiere del Mottecchio, insiste l'azione ma la recupera il Mottecchio precalcino con Toniazzo, tentativo di tiro a giro da parte di Dalla Valle, ancora Posito chiuso, riparte il Mottecchio precalcino, Zanini, Toniazzo e sbuccia la pallina, è proprio un tiro
quasi un passaggio proprio, errore proprio del, in fase di tiro da parte del numero 23 del Montecchio Pregacino. Allora è Calvo che viene in avanti, tocca per Tagliapietra che chiude, riparte il Breganze, triplo passaggio, Battaglini, Posito. Alla fine la difesa del Montecchio riesce a chiudere e rilancia l'azione Toniazzo per Zanini. Ancora i due si passano pallina, viene però avanti adesso Zanini, tocca per Calvo. Tiro di Dalla Valle, para Tagliapietra, recupera il Montecchio, tenta una nuova conclusione Toniazzo, voleva servire Dalla Valle, chiude Posito, serve Tommaso Battaglini, non riesce l'appoggio ma tocca all'indietro per Posito, tocca anche per Volpe il tiro di Tommaso, però molto molto accompagnato, non riesce ad impensierire Pozzato. Fallo ancora del Montecchio Precalcino, siamo a 10 se non vado errato. Chiama il time out il mister Gabritiella. Decimo fallo per il Montecchio Precalcino, quindi ci assisteremo ad un tiro diretto da parte del Breganze. Applauso per il numero uno del Breganze, un certo Marco Todeschini che va a difendere la porta del Breganze. Applauso del pubblico dei beniamini del giocatore, il portierone del Hockey Breganze, è entrato proprio in questo momento, gli ultimi 14 minuti di gioco. E punizione per il Breganze, se ne incarica il numero 14 Facundo Posito contro Riccardo Pozzato. È Facundo sul dischetto, pronto al tiro. Sistema un po' la pallina giusta sul dischetto. Tiro di Facundo, pallina fuori, uscita di non molto ma fuori dalla porta di Pozzato, quindi nulla di fatto, rimangono esattamente 4 e 4 gli esterni delle due formazioni, in quanto era il decimo fallo da parte della squadra del Montecchio Precalcino. 10 a 4 il conteggio dei falli. E Battaglini adesso che muove la pallina, tocca per Volpe, Volpe per Posito, tiro para però Pozzato. Allora Giovanni Tagliapietra si libera di Toniazzo, chiude però Zanini e rilancia per il Montecchio, proprio Toniazzo ancora sul capitano, tentava di servire Pozzo ma chiude il 14 del Breganze, Facundo che viene in avanti adesso, cerca di farsi perdonare l'errore sul tiro diretto, conclusione violenta da parte di Tommaso Volpe, di poco sopra la traversa del portiere del Montecchio. Ancora partenza del Montecchio con affidata Dalla Valle che tocca per Pozzo. Errore da parte nel passaggio di ritorno a Dalla Valle, quindi se ne avvale
del possesso Battaglin che si scontra con Zanini, va a terra, perde l'occasione, recupera palla il Montego Precalcino e Pozzo. Pozzo, Zanini. Zanini, scusate, Pozzo ancora per Zanini. E gli tornava la pallina, chiude però, tocca a Tagliapietra, adesso Posito per Battaglin. Battaglin che va addosso alla porta, spinto da Zanini. Vediamo adesso la decisione del signor Chiminazzo. Nel tiro però Pozzato era riuscito a chiudere. Vediamo come si risolve questa faccenda, perché sì, è andato addosso Battaglin al portiere, è andato addosso anche alla porta, ma era stato spinto dal giocatore del Montecchio. Niente, palla in difesa ai biancoverdi, si toccano i due giocatori, portiere e l'attaccante, e quindi si riparte con un nulla di fatto praticamente. Toniazzo messo a terra da Posito. Palla in attacco ai biancoverdi. Zanini, scusate, Dalla Valle per Zanini. Chiude però Giovanni Tagliapietra. Cerca di impostare l'azione, da affida a Volpe la pallina che voleva dare a Battaglin. Lotta con Pozzo. Commette fallo però il giocatore del Breganze. Siamo a 6 a 10, conteggio di falli tra le due formazioni. Zanini per Dalla Valle, ancora Volpe aggancia con la stecca, questa volta non gliela fa passare il signor Chiminazzo, gli dà un blu quando mancano esattamente 11 minuti e 30 secondi al termine della ripresa. Blu per Tommaso Volpe, che deve accomodarsi in panca puniti. Punizione di prima, tiro diretto da parte di Andrea Zanini. Vediamo come muoverà palla, se andrà al tiro o se andrà a cercare di muovere il portiere Tagliapietra. Muove palla, va al tiro subito, immediato. Zanini effettivamente aveva ben mosso pallina, il tiro aveva preso in contropiede il portiere del Breganze, ma si è fermato sulla rete esterna e quindi nulla di fatto. Adesso però fruisce di 2 minuti di superiorità numerica il Montecchio Precalcino. Intanto c'è Dal Santo che ha preso il possesso della palla, però ha impiegato più di 10 secondi a venire fuori dalla propria area, dalla propria metà campo, quindi palla affidata al Montecchio Precalcino che attaccherà a quadrato in superiorità numerica. Recupera subito palla Dal Santo. Interviene sul passaggio di Toniazzo, che adesso in questo momento va al tiro, chiude Giuseppe Tagliapietra, un tuffo incredibile, commette, esattamente è Marco Todeschini in porta, mi dice l'assistente, esattamente c'è proprio Todeschini in porta che ha chiuso su Toniazzo. Altro scontro, fallo adesso del Breganze, si sta un attimo inasprendo la partita, non capiamo perché
come avevamo detto all'inizio, non c'è posta in palio se non i tre punti per la classifica, che comunque non serve a entrambe le formazioni. Ormai la Coppa Italia ha già decretato il proprio vincitore di questo girone, logicamente. Quindi non si capisce perché si deve incattivire questa partita. Sta di fatto che ancora un po' di tempo il Montecchio Precalcino, esattamente a 9.30 ci sarà l'entrata del quarto giocatore del Breganze. Ancora Toniazzo per Pozzo, ancora più di 30 secondi per poter concludere. Chiude però Del Santo, tocca per Toniazzo, tiro, para Todeschini, piazzatissimo. Battaglin cerca di tenere palla, la affida a Del Santo che supera la linea di metà campo. Adesso si tratta di liberarsi del giocatore, venire in avanti, toccare all'indietro. Ancora pochi secondi e il Breganze muove ancora i propri giocatori per mantenerne il possesso di questa sfera. Battaglin che va davanti a Pozzato, riesce a tirare, entra il quarto giocatore, si tratta del numero 5, Pietro Agostini. Ritorna in parità di atleti la partita e allora è Giovanni Tagliapietra che viene in avanti, chiude Pozzo, gli tocca la pallina. È riuscito a superare questa fase di due minuti in inferiorità numerica il Breganze senza subire reti. Ancora Del Santo invia la pallina per Agostini, chiude Pozzo che però nel tentativo di impostare l'azione perde la palla. Ancora il Breganze in possesso di sfera con Del Santo che tocca per Battaglin, chiude Calvo e rilancia l'azione per il Montecchio. È Calvo che viene in avanti, va al tiro, para Tagliapietra che dà la pallina, la invia a Tommaso Battaglin. Tommaso Battaglin non insiste il Breganze, chiaramente si posiziona ai quattro lati della pista per far girare la pallina senza subire contraccolpi. Adesso doppia parata di Pozzato, alla fine Agostini riesce a recuperare palla dietro la porta e riesce ad insaccare portando a 7 le reti del Breganze. Vedete, la terza volta è riuscito a recuperare la palla da dietro la porta, si è riportato in avanti e ha infilato sul palo più lontano della porta di Pozzato e porta a 7, come abbiamo detto, le reti del Breganze, 7 reti, quando mancano 8 minuti esatti al termine dell'incontro. Ancora il possesso del Breganze è Del Santo. Possiamo dire che senza far troppo il Breganze ha registrato dopo i primi minuti di gioco, ha registrato molto bene la squadra e non ancora falli veramente corpo a corpo, li vediamo solo nelle partite di rugby questi falli, quindi non, speriamo che i giocatori non pensino di cambiare sport, non serve a nessuno. Sono ancora 7 minuti e 45 secondi da giocare, potremmo vedere qualche bel gol, qualche bel tiro, qualche bella azione da parte delle due formazioni. Non c'è niente da dire, già siamo in un conteggio di falli abbastanza elevato, 12-8, quindi si può andare a pensare solo alla gara. Calvo per Crovadore, tiro di Calvo, tuffo di Giuseppe Tagliapietra, veramente era in una cattiva posizione,
ma è riuscito, schiacciandosi al suolo, con un colpo di reni si è schiacciato al suolo, ha chiuso il tiro che gli era stato indirizzato dall'attaccante del Montecchio. Ottima l'esecuzione della parata da parte del numero 25 del Breganze, che adesso si porta in massa all'attacco. Antonio Tagliapietra tiene pallina, non riesce Agostini a controllarla, dà l'opportunità al Montecchio Bregacino di effettuare un altro contrattacco. Crovadore, Thomas Crovadore scambia con Calvo, scende sulla destra, si accentra, tiro, parata di Giuseppe Tagliapietra. Ancora una volta un solidissimo portiere, difficile, difficile da superare. Sappiamo che per scherzo gli abbiamo anche detto che si era messo la famosa tavolozza di plessigas dietro alla porta, ma anche oggi ha chiuso veramente tutto. Dobbiamo dire che solo per il momento è, attenzione, solo nei primi 7 secondi, al settimo secondo di gara, è stato trafitto da una rete con deviazione, altrimenti ha veramente chiuso ogni varco. Adesso è un batti e ribatti fra tutti i giocatori di entrambe le formazioni, in batti e ribatti per andare al tiro, cercare di smuovere il risultato quando mancano poco più di 5 minuti al termine della partita. Provadore adesso in avanti, si libera, va a conclusione, tiro alto deviato dal portiere Tagliapietra, ancora, scusate, Agostini, Todeschini che veramente non dà possibilità al Montecchio Precalcino. Allora Calvo che muove palla per Dalla Valle che gliela ritorna, si libera di Costenaro, ma c'è Dal Santo subito a raddoppiare. Zanini per Crovadore e non trova lo spazio Zanini, capovolgimento di fronte, è un attacco adesso del Breganze con Pietro Agostini. Costenaro, Agostini viene in avanti, passa in mezzo a due giocatori, tenta un passaggio, alla fine non nessuno altro dei propri giocatori aveva appoggiato la sua azione in attacco, troppo veloce. Allora Dal Santo che serve di nuovo Pietro Agostini, finta, non va al tiro, scarica all'indietro per Dal Santo un po' troppo aperto per Antonio Tagliapietra, però c'è Andrea Dalla Valle che chiude egregiamente e affida a Zanini l'incarico di effettuare l'azione di attacco per il Montecchio Precalcino. Zanini dà l'indietro a Calvo, Thomas Crovadore si libera di Pietro Agostini, viene servito da Zanini con un passaggio veramente perfetto, un po' troppo forte, che non riesce a controllare, non va al tiro. Insiste però il Montecchio, siamo agli ultimi secondi perché di tempo, tira, para Todeschini, palla in attacco al Montecchio Precalcino. Affidata a Calvo, muove per Dalla Valle, e il signor Chiminazzo chiama Dal Santo e Calvo, è chiaro che gli vuole dare un blu a entrambi, vuole calmare gli animi,
vuol calmare gli animi dei due giocatori. Non mi sembrava avessero commesso niente proprio di così grave. Sta di fatto che in questo caso ne entra uno per il Braganza e uno per il Montecchio, quindi non cambia nessun niente, solo due minuti in panca puniti per Dal Santo e Calvo al fine di trovare un attimo di tranquillità, ma mancano solo 3 minuti e 23 secondi al termine della gara, quindi Dalla Valle per Zanini. Zanini riesce ad andare al tiro, ancora alto, aveva trovato la direzione giusta, ma alto sopra la traversa, quindi palla del Breganze da centropista. Muove Costenaro, Antonio Tagliapietra riesce a liberarsi per andare al tiro, chiude Pozzato e serve Dalla Valle. Dalla Valle si libera di Costenaro ma non riesce a tirare, deve passare all'indietro a Zanini che serve Crovadore, però la pallina che rimbalzava gli è andata fuori dalla pista, quindi palla al Breganze, ultimi minuti di gioco. Agostini muove per Costenaro, tocca per Antonio Tagliapietra che ritorna il passaggio un po' troppo avanti. Allora è Crovadore che va al tiro, che però si ferma sulla rete di fondo, dando così l'opportunità al Breganze del possesso della pallina e di poter iniziare l'azione. Agostini per Battaglin che non viene avanti in maniera convinta, quindi il passaggio troppo distante non consente di portare avanti l'azione. Adesso Crovadore sbaglia l'appoggio su Pesavento e quindi è ancora il Hockey Breganze in possesso di palla e poter concludere l'azione. Non affonda Agostini, non affonda neanche Battaglin, tornano piuttosto all'indietro, si chiude però, recupera palla Crovadore, l'appoggia su Zanini, tiro, Agostini para e la pallina troppo in alto. E allora è il Breganze che muove palla, Agostini ancora per Costenaro, fa girare i giocatori del Montecchio il Breganze, tocco però di Tagliapietra per Battaglin che non riesce a colpire la sfera proprio all'ultimo e indirizzarla verso la rete di Pozzato. Combatte Zanini, scarica su Dalla Valle che tentava di servire Crovadore ma c'è Costenaro di mezzo, recupera però caparbiamente Crovadore la pallina e la imposta adesso Dalla Valle per adesso il tiro suo che non va a buon fine, la imposta il Breganze. Agostini, tocco per Antonio Tagliapietra piazzato sulla destra e ottima l'azione del Breganze quando siamo all'ultimo minuto di gioco, rete di Antonio Tagliapietra, una triangolazione perfetta
Costenaro, Agostini e Antonio Tagliapietra, che recupera palla, si porta a tu per tu con Pozzato, il portiere riesce a parare, insiste allora il Breganze con Agostini, però Dalla Valle che tiene la palla per sé, arriva verso Todeschini, fa partire il tiro ma si spegne fuori dalla pista. Siamo ai ultimi secondi finali, però c'è Crovadore che recupera palla, tenta di tirare, c'è ancora un fallo, c'è ancora un fallo del Montecchio Precalcino che va a 14, quindi anche se mancano pochissimi secondi, 14 falli, deve stare attento il Montecchio. Scaglia in avanti Costenaro, Battaglin desiste, ormai siamo ai titoli di coda finali ed è questo il fischio del termine della partita. Qui sul pala pista Ceccato di Thiene si conclude l'incontro, l'ultima gara, gara 10 di Coppa Italia Serie A2, sul risultato di 8-1 per il Breganze che in campo neutro riesce a superare il Montecchio Precalcino con un largo risultato. Giocatori che si salutano in pista, noi ci salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento alle prossime gare. Inizierà fin dalla prossima settimana il campionato vero e proprio di Serie A2. Il Breganze dovrà giocare in trasferta le prime tre gare, quindi ci vedremo a dicembre inoltrato, ci risentiremo. Intanto auguro a tutti voi un buon sabato, una buona domenica e un inizio favoloso di settimana. A voi tutti un caro saluto e buon salute a tutti quanti voi. Ciao, a risentirci, a presto.